Bentrovati con Filcan News. Apriamo con il karate. Sono stati assegnati i titoli italiani nella categoria juniores di Kumite. Nel palapellicone 400 atleti si sono affrontati sulle 5 aree di gara. Una a due giorni molto intensa che ha incoronato nella classifica per società la ISD Castelfranco Veneto nella classe maschile ed il Custorino in quella femminile. Ascoltiamo il punto di Cinzia Colaiacomo, presidente della Commissione Nazionale Attività Giovanile. Nella prima giornata gli atleti hanno ben figurato, diciamo che questi sono gli ultimi campionati che precedono l'importante campionato del mondo di Tenerife. Per alcuni di loro, ecco, è stato un ottimo banco di prova che precede appunto questo importantissimo evento. La seconda giornata ha dimostrato una determinazione da parte delle ragazze forse più consistente, nel senso che la gara è stata molto avvincente su tutte le categorie. Quindi credo e spero che questo sia di buon auspicio per i prossimi campionati. Con il Mondiale Juniores alle porte, questa gara ha dato sicuramente alla direzione tecnica delle indicazioni preziose sulla compagine che a Tenerife dovrà rappresentare l'Italia, e le premesse per fare bene ci sono tutte, come ci racconta il coach della nazionale Salvatore Loria. Abbiamo fatto un periodo molto intenso preparando la gara con le gare di Serie A e Premier League, dove abbiamo affrontato atleti molto forti, dove insomma i nostri giovani atleti hanno dato battaglia, hanno fatto molta esperienza, e adesso ci aspettiamo che a Tenerife con i loro coetanei riescano a dare il meglio. Abbiamo nella femminile un cambio di generazione, perché la Clio Ferraguti, la Semerale, la Viola Lallo insomma hanno raggiunto il limite d'età e sono state uscite da altrettante brave atlete. Però ecco, abbiamo questo un cambio di generazione che sarà interessante da vedere. I ragazzi invece, come Martina, Tesoro e Marino, rimangono nell'Under 21 ancora per questo mondiale, e poi ci sono dei nuovi inserimenti appunto. Quindi noi siamo propositivi e questo sarà un mondiale battagliato da nazioni come Iran, Giappone, Egitto, e noi speriamo e dovremmo dire anche la nostra. Passiamo al judo. Prende il via mercoledì prossimo a Zagabria il 21esimo campionato del mondo juniores, che registra la partecipazione di 87 nazioni con 634 atleti. La rappresentativa azzurra è composta da 20 atleti, l'obiettivo è la 14esima medaglia in questa competizione, anche se la concorrenza è agguerritissima. Ascoltiamo le parole del coach Francesco Bruiere. I ragazzi stanno bene, hanno fatto un buon lavoro durante l'OTC che si è svolto qui a Roma, un bel volume di lavoro, e adesso siamo in fase di rifinitura. Le sensazioni sono buone e ovviamente le aspettative sono massime, cerchiamo sempre di mirare al massimo, che è l'oro e l'oro. I ragazzi sono motivati e sicuramente ognuno vuole conquistare la vetta di questo mondiale. Non possiamo che accompagnarli e augurarli in bocca al lupo. Ed ora i prossimi appuntamenti. Per il judo, mercoledì partiranno a Zagabria i mondiali juniores, mentre l'Aquila ospiterà il trofeo internazionale Città dell'Aquila. Per la lotta si gareggerà nel torneo giovanile Porto di Ravenna. Sarà a Milano ad ospitare il campionato italiano di sumo. Infine, al Pala Pellicone si svolgerà lo stage nazionale di Aikido. E per oggi è tutto. L'appuntamento con Filcan News alla prossima settimana.